Certamente non va nulla di meglio a Roma e forse nulla di così bello. Là dentro c'è tutto, viali oscuri sagomati da secoli con le forbici, vallette, radure e boschetti. Sono queste le parole dello scrittore Henry James che descrive così nel 1883 una delle delizie di Roma, la cosiddetta Villa Ludovisi, la villa che appunto il cardinale Ludovico Ludovisi volle farsi costruire negli anni 20 del 600 tra Porta Salaria e Porta Pinciana, grosso modo. Una villa straordinaria. Pare l'architettura fosse stata progettata dal Domenichino, addirittura i giardini erano stati realizzati dallo stesso architetto della Regia di Versailles. Ricchissima anche nella decorazione, perché qui dentro c'era appunto la fantastica collezione del cardinale Ludovisi, che comprendeva pezzi antichi e pezzi moderni, tra i quali per esempio il celeberrimo trono Ludovisi o l'Ares, anche lui detto Ludovisi appunto, che oggi si trovano all'interno del Palazzo Altems. E c'è stato anche all'interno della villa il gruppo di Plutone e Proserpina, realizzato dal Bernini, che il cardinale Scipione Borghese dona proprio al cardinale Ludovisi. Di questa villa però non rimane praticamente nulla, o quasi in realtà, questo perché all'indomani dell'Unità d'Italia, quando Roma diventa capitale del Regno, la famiglia Boncompagni Ludovisi accetta la lottizzazione e la vendita della villa, che viene pezzo dopo pezzo distrutta per far spazio al nuovo quartiere, al nuovo appunto quartiere Ludovisi. Dicevo che però quasi tutto della villa è stato distrutto, qualcosa per fortuna rimane e si tratta del cosiddetto casino Boncompagni Ludovisi, appunto, che conserva una rarissima, anzi l'unica per quanto sappiamo, opera su un muro, olio su un muro di Caravaggio, realizzata probabilmente quando questo casino era ancora di proprietà del Cardinal del Monte, e subito accanto, nella stanza accanto, la bellissima Aurora del Guercino. Ecco, basterebbero anche solo queste due opere a farci immaginare quanto bella dovesse essere la villa e quanto grande sia stata la perdita nella sua scomparsa.